sono andato a farmi il vaccino, ma è andato a casa, mi hanno dovuto far col trapano. Uno mi ha fatto ciò in socio, c'è voluto ma Black and Decker a me, ma è andato a casa. Dal mitico Mario il Bagnino agli altri personaggi che hanno attraversato la sua brillante carriera. Io l'ho imitato, ma non me lo sono inventato, cioè era così. Aveva un pantaloncino corto da ciclista fosforescente, questi capelli ritti e davanti aveva una roba che non so se era finta, vera, non si è mai capito, perché io e i miei amici li guardavo sì, cioè come se, ma era una roba, cioè aveva un pacco che anche Amazon si sarebbe rifiutata di spedire. Il marsupio, sì, come te, il marsupio. E ti suscita in gordigia più che un po' che una valigia. Signora, lo guardi troppo, gli venisse la sindrome di Stendhal, eh? Dica la verità, gli farebbe comodo per stendere panni? Oltre 2 ore di spettacolo ad Arezzo, alla Fortezza Medicea, in cui Giorgio Panariello non si è risparmiato ed ha regalato al suo pubblico, in una serata sold out, tante risate e un pizzico di irriverenza. Tornare ad Arezzo, una città che tu ami molto perché hai lavorato qui. Certo, io ho fatto il primo contratto qua con l'Armonia, gestita da Beppe Tinti, ma Armonia di Pupo, di Enzo Ghinazzi, che mi ha fatto il primo contratto, me l'ha fatto qui. Quindi poi insomma spettacoli, sono venuto 1000 volte, Fioroni, te lo ricordi Fioroni? Grande Fioroni, ora non c'è più il suo figliolo, poi ha avuto una grave perdita, quella di Cici Proietti, che lui era l'impresario di Cici, mi diceva vieni a vedere Cici, mi diceva a Roma, e quindi insomma ho un legame speciale con tutta la Toscana, come sapete tutti, ma con Arezzo in particolare, perché veramente le mie prime uscite dopo Vernice Fresca così sono state da queste parti. Guarda, stamattina sono dovuto uscire perché sono fatto il talpone monolocale e mamma mia Cigliola, ma insomma Cigliola si sposa la mia figliola, quando la maledetta è rimasta incinta, mamma, per me è stato come un fulmine a pian terreno. Dio, fammi star zitto, mi fa di nulla, per l'amor di Dio, meno male ha trovato un bravo figliolo, un ragazzo, l'ha sposata, mamma, pieno di soldi, sono contenta, basta bene, eh. Gli ha regalato un anello con un topastro grosso così. Porra bestia. Castonato con dentini così. Bisogna dire anche una cosa, che essere toscani un pochino nel tuo lavoro ti ha sempre aiutato. Sì, in Toscana. Sì. Che se tu vai a è troppo Sicilia, facile. Tu vai in Sicilia è un po' più dura, perché insomma, sai, i toscani, partiamo dal presupposto, sono simpatici a tutti. Però da lì a dire pago un biglietto per andare a vedere un comico toscano è un po' più difficile, cioè devi averli convinti a livello nazionale, perché la comicità toscana è un po' più difficile rispetto a, meno immediata probabilmente di quella ovviamente romana, napoletana, che no? Che soprattutto nel sud eccetera. Quindi, però è da 30 anni ormai che le piazze, feste di paese in Puglia, in Calabria, in Sicilia, farsi vedere, andare, fatti vedere, una volta vengono 300 persone, poi ne viene 4, poi ne viene 5, piano piano, secondo me questo lavoro va fatto anche nel territorio, non soltanto dalla televisione, poi bisogna anche andare e farsi vedere. La nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita, i migliori anni. Stringimi.